Quali sono le tecnologie più innovative del vostro settore e come la trasformazione digitale lo sta impattando? Ma il settore automotive è un settore che, dopo essere stato per molti anni considerato un settore maturo, statico, è oggi al centro di tutta una serie di cambiamenti tecnologici, anche sociologici, che ne fanno un po' uno dei settori più dinamici. L'elettrificazione ovviamente è un passo importante, perché tutte le auto elettriche ovviamente creano inquinamento zero lì dove sono. Poi ovviamente si tratta di discutere come questa energia elettrica viene, dove viene prodotta, e quindi, insomma, a seconda delle fonti di energia può avere un impatto ambientale maggiore o minore. Però dal punto di vista dello smog nei centri urbani sicuramente è un grosso passo in avanti. Però ecco, quello che voglio dire è che oggi in Italia, rispetto ad altri paesi, la penetrazione, cioè la percentuale di auto elettriche sul totale, è 0,2%. Un anno fa era 0,1%, quindi è raddoppiata, ma sempre molto piccolo rispetto a una media europea intorno al 2,5-3%, rispetto ad alcuni paesi leader dove è oltre il 25-30%, come la Norvegia. Ecco, questo perché? Perché c'è un po' una carenza di pianificazione e di intervento pubblico su questo, no? Da una parte l'investimento in colonnine, però l'investimento in colonnine poi alla fine possono fare pure i privati, no? Enel X o altre aziende. Il problema è che in ogni punto in cui vai ci sono delle normative diverse, ogni comune ha delle esigenze diverse. Ci sono privati, non so, per esempio non si è ancora raggiunto un accordo per avere le colonnine sull'autostrada, perché tra la società concessionaria e la società che deve mettere le colonnine non c'è un accordo. Ecco, questo ritengo che sia assurdo, è un qualche cosa che va in un qualche modo pianificato, spinto, previsto in modo più completo.